Guarda, no, io non parlerei né di emergenza nell'ambito del Parco Nazionale della Tambogia né di emergenza in Puglia. L'emergenza piuttosto ce l'avranno in Toscana, dove mi diceva il presidente delle foreste casentinese, loro ne catturano 100 e ne abbattono 15-20.000 fuori dal perimetro del parco. Noi censiti nel parco abbiamo 2.090 cinghiali. Il problema del cinghiale non è un problema del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è un problema regionale. Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è l'unica istituzione ad avere un piano di gestione. Abbiamo catturato 103 cinghiali in poco più di 60 giorni. E fuori dal perimetro del parco, mentre nelle foreste casentinesi ne abbattono 15-20.000, noi non abbiamo normative regionali che consentano il sele controllo e quindi consentano di intervenire. Sostanzialmente l'unica istituzione che interviene è il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, pare un cantiere nel quale noi lavoriamo e tutti stanno a guardare che cosa facciamo noi sperando che si sbagli. È importante che ognuno faccia la sua parte, a partire appunto dalla regione che deve rivedere la normativa per consentire il telecontrollo, ma anche le associazioni venatorie che devono come dire, concentrarsi su questo per poter intervenire fuori dal perimetro del parco, non devono pensare di venire necessariamente a cacciare il parco, per ora ce la vediamo noi. E gli animalisti, gli ambientalisti che devono capire che noi dobbiamo creare questo equilibrio ecologico, per cui è importante attutire il danno sull'operato dell'uomo, perché comunque per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per noi, l'uomo viene prima dell'animale. Cesare.